La tecnica per scendere è fatica, cioè pompare sempre. C'è una buca, pompo. Perché quando pompo in una buca esco più veloce. Sì. E good boys a tutti ragazzi, benvenuti al giorno di San Silvestro. Ho deciso di fare la mia seconda uscita dopo l'operazione. Questa mattina siamo un bel po'. Salutate ragazzi, salutate. No! Si va sul Serra e vediamo se reggo. Stamani il buon Marchigno, vedete, mi ha prestato la bike. Perché così almeno vediamo se mi tira un po' meno la ferita. Ci si vede tra poco, a dopo. Giornatina strepitosa, siamo all'inizio del sottocroce, come possiamo vedere. Lei si fa una girata a piedi? Vado a piedi ma vado a fare due funghi. Ah, bravo, bravissimo, così stasera, eh? Quest'anno è stata un'annata straordinaria nel senso dei tempi che sono sballati. Sì. Nati dopo funghi. Allora buona girata. Buon anno. Siamo alla stanghetta, siamo arrivati su. Com'è? Allora, andiamo a vedere, va. Metti la salciccia, Gianni. Ui. Una volta c'era anche la fontana. Il primo giro della mia vita che ho fatto, l'ho fatto su a Pozzuolo. La prima discesa della mia vita è stato al Castel Passerino e la seconda salita fu questa. Fu questa qui. Che poi sono scesa da Sant'Andrea di Compito. Allora, abbiamo convenuto che, non contenti di essere arrivati all'inizio, all'accesso al Tommy, continuiamo su e proviamo a fare il 600 in salita. Abbiamo deciso questo. L'ho sempre fatto in discesa, invece. Immagino che non sia questo. No, no, è un single track. Io morivo se venivo alla muscolare stamani. Ringraziamo il nostro buon Marchigno che stamani ha deciso di fare il pantofolaio e stare a casa e prestarmi la e-bike. Grande Marchigno. E siamo sul 600 al contrario. È come l'otto volante. Yuh! Che sgheppo, Massi! Qui c'è il famoso guado dove Marco ci è andato dentro con questa bici. Scivoloso. Ho le gomme troppo gonfie. Eccomi. Vediamo se mi sono rincoglionita del tutto o se vado ancora. Vai, seicentino viscidino. Si è bestemmiato a farla in salita come regalo di Capodanno, eh? Thank you.
Oh oh! Com'è pesante sta... Stavo dicendo, com'è pesante sta bicicletta! Ma perché ho preso l'albero? Ora asciutto, vai! Andate qui! Andate ai gomiti! Posso permettere? Certo, devi, Massi! Eh? Me li scordo. Le spalle, le piedi, le devi sentire leggere le spalle. Ogni tanto pensa alle spalle e muovile, le devi sentire leggere. Come ti larghi, guardo lontano. Non sotto la roba. Ti guarda l'uscita della vita. E ti controllo. Bravo, bravo, dimmele, che io mi rendo conto. Guarda là, se poi ci siano anche le bue, guarda. No, vabbè, lui è clamoroso. Ciao, Anto. Grandissimo, grazie. Grande Anto. Bravissimo. Allora si va a prendere il Tommy dopo il 600. Cacchio, vederti andare in bicicletta, Massimo, sei leggerissimo. Come cacchio fai? Allora, Tommy penso che sia una vita che non lo faccio. L'ultima volta con il mio amico Ricky. C'è un albero! Dai! Aiuto! Boia! Madonna, lì si sbaglia, eh! E Ale, è casino! Ci fa il bagnato, non si sbaglia! Bene, Tommy frascato o infrascato, fatto! Pruni, frasche! Ricky Premi e Cotillon! No, ti prega, metti la ruota un po' più là e giù. No, e poi non lo vedi, c'è pieno di foglie. Posto a posto, ragazzi. Finché non mi dovete andare a raccattare laggiù in fondo. Poi, oh, le cadute fanno parte del gioco, eh. Poi le foglie bagnate sono simpatiche, devo dire, eh? Dai con gli alberi! Ci si fa manca nulla! Che numero! Scivolino! Qui
se non volendo ti viene di toccare il freno davanti, sei finito. Oh, finalmente. No, come non detto. Stavo per dire un pezzo senza foglie, niente. Che danno? Ma come è fatto? Oh, mi spieghi perché non deggiami là? La pompavi per quale motivo? Diverso. Ah, semplicemente sì. Perché così. La tecnica per scendere è fatica, cioè pompare sempre. C'è una buca, pompo. Perché quando pompo in una buca esco più veloce. Sì. Se vai in una pump track, sai cos'è? Sì, quindi non si pedala, no, perché non si pedala? Sì, perché ti fai un culo così, Sì, di gambe. Allora, la stessa cosa si fa, è una guida attiva quella che fai sulla bicicletta, in discesa. Quindi, nelle curve, si schiaccia la bici. Poi, se c'è l'appoggio, i piedi possono stare anche pari. Se non c'è l'appoggio, il piede esterno, esterno alla curva, va giù. Si schiaccia, si pompa di continuo. Ed è un po' il giochino che faccio lì. Poi è chiaro che a mantenerlo, quello che tu mi vedi fare su una strada larga in quella maniera, su un single track cambiano tutti i parametri, però avercelo nella testa e nel corpo, comunque anche se non lo fai, ti aiuta in quei micro movimenti. Anche nelle contropendenza che si faceva prima, per tenere la bici, io devo stare con il sedere fuori. Fuori, sì. Cazzo, addirittura così tanto. Più lo butti fuori meglio è, perché tanto nella tua testa il tanto è sempre poco. Eravamo tutti ad ascoltare. Sì. Qui ragazzi, maestri che ci insegnano, io c'ho solo da imparare. Prima uscita dopo 2 mesi e mezzo. Mi sento la sorella minore di Pinocchio. Stamani braccia di legno, cuore di stagno, burattino. Vai col salto? Andiamo, dai. Non c'è neanche tanto ghiaino così, guarda. Bella pizza. Vai, vai! Io vado piano stamani. Bravo! Porca troia! Com'è? No, io stamani piano perché sono stanca. Allora, se vai piano, su una strada così. Ok. E siamo arrivati alla fine di questo giro dove io sono cascata 3 volte, faccio però mi sono divertita tantissimo. Ciao a tutti! Ci siamo divertiti, buon anno. Ci vediamo nel 2022 ragazzi! Un bacio dalla Friki, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale e good boobies a tutti! Ciao! Una rota!